c'è già uno sviluppo importantissimo, bisogna forse migliorare la collaborazione tra gli aeroporti, perché poi qualche volta anche nel recente passato sono sorte un po' di problemi di collaborazione, ma dovuti non al ruolo che hanno, perché non c'è una competizione, si lavora bene insieme, ma alla compagine sociale, diciamo così, SEA e SACBO. Noi come regione siamo intervenuti ogni tanto per risolvere questi problemi, ma non essendo presenti in nessuna delle due società più di tanto non possiamo fare. Ecco, lavorare in quella direzione per superare magari i confini, piccoli confini territoriali, può essere utile. Noi siamo interessati a coordinare il sistema della logistica, dei trasporti, degli aeroporti, ma senza prendere il posto di qualcun altro, senza prendere il posto degli enti locali, senza prendere il posto dei privati. Se serve, se così vorranno, se sarà utile, sono pronto a farlo, ma non è che voglio a tutti i costi entrare nel capitale sociale di SEA o di SACBO. Non mi interessa. Mi interessa fare il gioco di squadra, e questo si può fare anche stando fuori, naturalmente. No, non ho chiesto un aiuto su Pedemontana, se non quello di finalmente da parte del governo dare il via libera a un documento il cui via libera attendiamo da un anno, più di un anno, che è il secondo atto aggiuntivo su Pedemontana. È una cosa molto romana, diciamo, perché il MIT l'ha approvato, il CIPE l'ha approvato e alla firma del MEF, il Ministero dell'Economia, e questa firma non c'è, manca da... E anche questo contribuirebbe ovviamente, lo sappiamo tutti, a risolvere il problema di Pedemontana. Io continuo a insistere e spero che il Ministro Del Rio mi dia una mano in questo. Non capisco perché, ma il MEF ancora non ha firmato questo secondo atto aggiuntivo che è stato approvato da tutti. Richiede un impegno economico. È stato approvato dal CIPE, quindi si tratta solo di un atto formale. E ovviamente con quello che sta succedendo su Pedemontana è molto utile. Però insomma sono ottimista, fiducioso. Fra una settimana sapremo l'esito, ma sono ottimista perché tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. È il metodo che abbiamo usato, che continuiamo a usare, io personalmente, che ha contribuito al successo di Expo, che ha contribuito a tante iniziative comuni, in particolare sulla mobilità. Ho citato il rapporto intenso che abbiamo con ANAS, con RFI per completare le infrastrutture e per gestire anche le strade lombarde, quindi questo grande lavoro di collaborazione funziona, e col Ministero guidato dal Ministro Del Rio devo dire che sta funzionando bene. Con Del Rio si lavora bene. Un convegno molto importante dove sono uscite cifre significative. La Lombardia, gli aeroporti lombardi, in particolare Malpensa e Bergamo, hanno 2/3 di tutto il traffico merci in Italia, e quindi pur non avendo la regione una competenza diretta nella gestione degli aeroporti, siamo interessati per quanto riguarda la logistica e la mobilità. I collegamenti ferroviari, abbiamo approvato il collegamento con la stazione di Gallarate, il completamento della Pedemontana in particolare, quindi un grande lavoro di squadra che fa del nostro territorio, anche dal punto di vista del trasporto aereo, un'eccellenza europea. Buonasera. Se osate chiedermi qualcos'altro non rispondo. No, sul centro-sinistra italiano no, assolutamente no. No, non dimenticate che ora sono giudice della Corte e quindi la politica per me è out. Quindi se non volete io non mi offendo, cioè se voi siete qua per parlare di politica io non mi offendo ma devo tacere. Se no... Noi ci avremmo provato, anche perché la tirano in ballo. No, vabbè, ci avreste provato, però è sgradevole fare una domanda. E quello a me è capitato, come a tutti gli italiani. Diciamo che in questo momento forse l'interesse... E invece si sbaglia, perché l'interesse maggiore dovrebbe essere proprio sull'Europa, perché buona parte dei problemi che l'Italia avrà davanti a partire dal 2018 sono problemi che trovano la loro soluzione qua, auspicabilmente, perché è a 3/4 di strada la governance dell'Eurozona,
Lei è un italiano, ha molti titoli pubblici, lo sa che ha molti titoli pubblici, e quindi come saranno gestiti via via che si esaurirà il quantitative easing della banca centrale, dipende dalle decisioni che si adottano qua. Dall'Italia si spinge perché ci siano modifiche del fiscal compact che si ritiene che così com'è non ci aiuti, questo viene discusso, ma comunque qua verrà affrontata questa questione. L'Italia è un paese di immigrazione, oltre che, come qualcuno ha scritto ieri, anche di emigrazione. Io ho scoperto ieri che siamo l'ottavo paese al mondo come flusso di emigrazione. È un altro tema che si risolve qua. Poi il resto ce lo facciamo da soli. Va bene? Questi giorni chi ha detto che l'Italia poco presente in Europa, lei condivide questa diagnosi? Ma sì, l'ha detto Tajani, lui lo sa più di me perché stando qua e facendo il presidente lo sa, è un antico problema italiano questo, non è una novità, cioè gli addetti ai lavori che distinguono la presenza nella fase ascendente, la presenza nella fase discendente, cioè la presenza quando si elaborano e si decidono le misure adottate qua e quando le si applicano, capita spesso che noi ci lamentiamo dopo per qualcosa su cui avremmo potuto incidere di più prima. Non è un problema di oggi. Cosa ne pensa? Io credo che sia assolutamente indispensabile. Il nostro paese è fatto da un tessuto di piccole e medie imprese. Nel codice dei contratti si parla persino di microimprese. Io non so se questa sia una qualità positiva o una qualità negativa, ma è un dato. Per esempio, anche il modo in cui vanno costruiti gli appalti con i lotti, bisogna sempre tener conto della possibilità di garantire imprese piccole e soprattutto anche le imprese che operano nei singoli territori. È un po' la lamentela che sentiamo nell'ultimo periodo. Gli imprenditori, soprattutto che partecipano agli appalti, si sentono spesso tagliati fuori dai grandi appalti proprio per la impossibilità di poter partecipare a lotti troppo grandi. Il nostro impegno come autorità anticorruzione è quello di aprire il mercato il più possibile anche alle medie imprese. Ma le classi, i professionisti in genere possono e devono svolgere un ruolo, perché io credo che cioè i corpi intermedi della società possono svolgere un ruolo fondamentale in tutte le questioni della legalità. Prima di tutto perché svolgono un ruolo sempre di consulenza rispetto agli enti locali e poi perché, diciamo, hanno la capacità anche di guardare un po' più in là, approfittando del loro ambito e della loro attività professionale. Poi i commercialisti si occupano di numeri, quello su cui bisognerebbe avere maggiore trasparenza possibile. Presidente, qualcuno tira per la giacchetta, destra, sinistra, centro, lei che risponde? Io rispondo molto semplicemente, fino al 2020 farò il presidente dell'autorità anticorruzione. Grazie Presidente. Si presenta e si propone come un presidio della legalità, lo siamo, lo è un lavoro veramente grandissimo, al di là dei crediti che dobbiamo erogare, daremo loro tutto quello che non troveranno, non è scritto in nessun libro, quindi credo che questo ruolo. Questa non è un'opera ligure, anzi forse arriviamo prima noi a Genova che i genovesi. È già successo. Non dico che succederà ancora, se no poi fanno. Però diciamo che non è un'opera piemontese. Questa parte del territorio italiano, cioè il Piemonte, la Liguria e la Lombardia, in particolare l'ovest della Lombardia e diciamo il centro-est del Piemonte, sono destinati a diventare sempre di più, quando saranno in funzione questa grande asse di trasporto, quello est-ovest attraverso la Val di Susa, a diventare una piattaforma logistica finalmente in grado di competere con le grandi piattaforme logistiche del nord Europa. Senza aspettare i tempi che tutto sia pronto, bisogna già fin da ora lavorare così, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, non ci torno su. Siamo partiti da un luogo che è già un luogo di interscambio, di trattamento delle merci, ce ne sono altri in Piemonte, ce ne sono altri in Lombardia, partirà un treno da Mortara verso Chengdu il prossimo 28 novembre, quindi si sta facendo strada questa idea che questo territorio sia un territorio vocato alla logistica. Dobbiamo recuperare tempo perduto,
però il fatto che le opere stiano andando avanti ci conforta e ci stimola ad andare avanti anche con quello che dipende, che più, su cui più quotidianamente possiamo intervenire, come mettere a sistema ad esempio gli interporti che già ci sono. Mettere a sistema, noi lo stiamo facendo costituendo una società unica, cercando l'apporto dei privati, e devo dire che ci sono segnali interessanti. I punti di scavo in realtà di questa galleria sono diversi, sia da Genova si sta scavando, da Piemonte si sta scavando su questo cantiere ad Arquata, così come vari pozzi consentono di scavare a metà di una delle gallerie che sarà tra le più lunghe gallerie d'Europa, quindi direi che è un'opera di ingegneria di assoluto rilievo, ma soprattutto è un'opera fondamentale per lo sviluppo della Liguria tutta, del suo sistema portuale, del traffico delle persone, del traffico delle merci e anche delle regioni alle nostre spalle. Il nord-ovest è la locomotiva del nostro paese in termini produttivi, in termini logistici, in termini di consumo. Quest'opera ulteriormente aumenterà le capacità ovviamente di trainare tutto il paese verso quella ripresa e quella ricchezza e quei posti di lavoro che da troppo tempo stiamo aspettando. Il bonus ha avuto risultati molto positivi, abbiamo superato qualche giorno fa i 200 milioni di donazioni, è soltanto l'inizio di un percorso, arriverà presto il momento in cui le grandi aziende o le medie aziende si vergogneranno se non hanno destinato una parte dei loro utili per il nostro patrimonio culturale. Grazie. È un'operazione giusta, doverosa, ogni Stato cerca di arricchire le proprie collezioni, di evitare che si disperdano capolavori e opere importanti, e mi pare davvero un fatto significativo. L'Italia ha grandissime collezioni, ma ogni paese del mondo le collezioni le vuole giustamente arricchire. È stato anche aumentato il budget nella prossima legge di bilancio, c'è stato un aumento di 4 milioni di euro. Sì, mi pare anche questo un atto doveroso, spesso vengono offerte al Ministero in prelazione o la possibilità di acquistare opere assolutamente importanti che rischiano di andarsene in giro per il mondo, all'estero. Mi pare giusto che lo Stato intervenga e abbia più risorse finalmente per farlo. Ministro. L'Italia ha avuto per troppo tempo, per troppi anni, una stagione di tagli e di marginalizzazione degli investimenti in cultura. Mi pare che adesso la consapevolezza sia una consapevolezza molto diffusa, trasversale, anche più larga della sola maggioranza di governo. La legge sullo spettacolo da ultimo è stata votata da una maggioranza più larga e questa è una cosa positiva, investire in cultura e anche investire in economia. Anche sulle pensioni nessun passo avanti? No, non mi pare di poter registrare dei passi avanti, anche se ovviamente abbiamo detto che continueremo ad insistere, anche perché oltre al nostro giudizio generale sul sistema e sulle ingiustizie che non sono state tolte, si può sempre lavorare anche per migliorare delle norme che ci sono, quindi penso, spero che il dialogo continuerà anche nella discussione alla Camera. Quindi disponibilità del PD, insomma, sono disponibili? No, ho detto esattamente l'opposto, che il PD non considera conclusa il tema della previdenza, ma non considera concluso come tema generale, ma che poi rispetterà invece il testo che è inviato dal governo. Quindi legge di bilancio non si cambia nulla, saranno altre sedi. Però come voi sapete noi abbiamo proposto due questioni, uno che cosa esce concretamente in questa legge di bilancio, due che la vertenza continua a essere aperta. Quindi io considero. Io non ho capito bene, no, forse veramente sono io. Ho capito, il PD non considera conclusa il tema della previdenza e quindi questo lo ritiene una cosa interessante. Non lo certo, perché noi abbiamo detto che per noi la vertenza è ancora aperta. Però rispetterà quello che il governo ha portato in Parlamento, le due cose insieme non stanno benissimo. No, adesso le cose insieme stanno benissimo perché la prima domanda che noi facciamo è ovviamente che se l'avvertenza sulla previdenza è ancora aperta ci dovranno essere dei luoghi di confronto, di discussione e di definizione. Non è che vorrei dirvi che tutto il mondo sta dicendo con le cose fatte quest'anno il tema della previdenza è accantonato da quale eternità. Il primo problema è dire il tema della previdenza non è accantonato da qua all'eternità. Abbiamo detto che l'avvertenza continua, la mobilitazione non è solo riferita al dibattito parlamentare, è dire che questa avvertenza è ancora aperta e il fatto che il PD ci dica non riteniamo che con la legge di bilancio 2018 sia conclusa la discussione sulla previdenza lo riteniamo un fatto positivo. Poi tutto da misurare nel merito ovviamente. Sul merito invece della legge di bilancio e delle cose che
noi pensiamo il Parlamento potrebbe fare per dare un segnale evidente anche subito, da questo punto di vista il PD si acquisisce l'ordine l'emendamento del governo. Siccome gli abbiamo sollevato il tema che si possono anche scrivere meglio delle cose, che normale lavoro di miglioramento delle, e pensiamo che su questo continueremo a insistere anche nella prossima fase, che è quella di discussione della Camera. Beh, abbiamo chiesto l'incontro a tutti i gruppi parlamentari, a tutti i gruppi parlamentari stiamo consegnando le nostre valutazioni sull'occasione persa rispetto ai temi del sistema previdenziale. Devo dire che analoga illustrazione abbiamo fatto al Partito Democratico, raccogliendo una risposta interessante, quella che il Partito Democratico non considera conclusi gli interventi che devono essere fatti sulla previdenza con questa legge di bilancio, quindi da questo punto di vista riconoscendo che ci sono ancora molte cose da fare. Ovviamente invece c'è un elemento di dissenso sul fatto che loro considerano l'intervento proposto dal governo come un intervento sufficiente. Avete parlato anche di Jobs Act? No, non abbiamo parlato di Jobs Act. La cosa che stavamo chiedendo alla fine è quale altre norme pensano di mettere in calendario parlamentare prima della fine della legislatura, e quindi ci siamo scambiati due opinioni sulla discussione sullo Ius Soli. In termini pratici io credo che questo debba significare sempre più associare ai nostri programmi storici di cooperazione e di aiuto allo sviluppo i programmi di intervento economico, investimento, coinvolgimento delle imprese pubbliche e private europee in Africa. Io acho che l'Italia percebe molto bene il sentito di questa frase. Noi abbiamo un interscambio di 34 miliardi di euro con l'Africa. Noi abbiamo un intercambio di 34 miliardi di milioni di euro con l'Africa. Può crescere molto. Può crescere molto. L'anno scorso l'Italia con quasi 12 miliardi è stato il terzo investitore mondiale. Il primo europeo nell'Africa subsahariana. Quindi interventi dell'Unione Europea certo, cooperazione allo sviluppo certo, ma bisogna coinvolgere investimenti pubblici e privati per lo sviluppo futuro dell'Africa. Grazie. Per quanto ci riguarda io condivido le parole del presidente Lorenzo. Obrigado. Pela nossa parte, eu partilho plenamente as palavras do presidente João Lourenço. Il fatto che ci siano state delle difficoltà legate ai prezzi del petrolio e il fatto che anche l'economia italiana alcuni anni fa ha vissuto un momento di grave difficoltà non incrina la fiducia nei rapporti tra i nostri due paesi, anzi è il momento di rilanciarli. Come ha ricordato il Presidente, abbiamo appena firmato due importanti accordi tra Eni e Sonangol. Como Sua Excelência o Presidente acabou de recordar, assinamos dois importantes acordos entre a Eni e a Sonangol. Il primo che delinea una strategia comune in campo energetico, sia sul petrolio, sulla raffinazione, sul gas. O primeiro che delinea una strategia comune in campo energetico, sobre o petrolio, sobre a raffinazione e sobre o gas. Il secondo che riguarda la collaborazione su piattaforme onshore nella regione di Cabinda. Il secondo concerne una collaborazione relativa a piattaforme onshore nella regione di Cabinda. Ma come il Presidente ha ricordato,
oltre alle collaborazioni storiche che abbiamo nel settore energetico e nel settore della difesa, abbiamo tanti altri settori di cui abbiamo discusso, sui quali collaborare. La scelta dell'Angola come prima tappa del mio viaggio nell'Africa occidentale non è certo casuale. La scelta d'Angola come prima tappa della mia visita a Africa occidentale non fu una scelta casuale. Risponde alle radici antiche che il presidente Lorenzo ha ricordato nei nostri rapporti. Risponde alle radici antiche che il presidente Lorenzo ricordou esistenti nelle nostre relazioni. Anche recentemente abbiamo avuto occasione di incontrarci a Roma nel mese di luglio. Anche recentemente abbiamo occasione, opportunità di nos incontrarmos in Roma nel mese di luglio. E la visita odierna è per me l'occasione innanzitutto per confermare l'amicizia tra l'Italia e l'Angola. E la visita di oggi è in primo luogo l'occasione per confermare i lazzi di amizade entre Angola, Italia e Angola. E per confermare il sostegno del governo italiano all'Angola e al suo presidente in un momento di grande importanza dopo le ultime elezioni presidenziali e con un programma ambizioso di rilancio economico e di riforme nel Paese. Che il futuro sia dell'Europa si giochi in Africa, anche in Africa, credo sia molto chiaro soprattutto a noi italiani per ragioni storiche e geografiche. Che il futuro dell'Europa si giochi in Africa, também in Africa, penso che sta molto chiaro per tutti in Europa, soprattutto per noi italiani. Il ruolo storico del Mediterraneo è stato l'incrocio di diverse culture. Il papel storico del Mediterraneo fu il papel di una incrociata tra diverse culture. Mi ha colpito nella visita al mausoleo una frase del fondatore della Angola, Agostinho Neto. Durante la visita al mausoleo chiamò molta attenzione, fiquei molto toccato per una frase del fondatore della patria angolana, il dottor Agostinho Neto, che ricordava essere l'Angola un paese in un certo senso europeo, americano, africano, un crocevia di civilizzazioni. Una frase in cui Agostinho Neto ricordava che Angola è in un certo senso un paese europeo, americano, africano, una incrociata, un cadinho di civilizzazioni. L'Italia capisce molto bene questo messaggio. L'Italia percebe molto bene questa messaggio. Noi siamo molto molto contenti perché non solo abbiamo restituito questo parco ai bambini, ma perché i bambini hanno lavorato attivamente per dare il nome al parco. Quindi diciamo questo parco è proprio vostro, è vostro vostro. Quindi questo è veramente una cosa importante che avete fatto per la vostra città e dovete essere davvero orgogliosi. E quindi innanzitutto farei un applauso a tutti i bambini per quello che hanno fatto. Poi dobbiamo fare un ringraziamento molto, molto sentito innanzitutto alle maestre che questi bambini hanno fatto, come dire, crescere e lavorare in questo progetto. Un ringraziamento al dirigente scolastico, un ringraziamento ai dirigenti del municipio che hanno aiutato la presidente e il gruppo a portare avanti questo progetto. E quindi in realtà tutti insieme avete lavorato come una squadra per essere qui oggi e aprire questo nuovo parco, quindi grazie a tutti.
Questo sistema garantisce anche la qualità della frazione merceologica raccolta, che è uno dei grandi problemi di Roma. Attraverso questo nuovo sistema, oltre ad arrivare in futuro alla tariffazione puntuale per cui i cittadini pagheranno solo l'indifferenziato, questo sistema garantisce anche che la qualità delle frazioni che vengono raccolte sia buona proprio per quel sistema industriale che oggi è la sfida dell'economia circolare. Pure questo, pure la carta. Anche questo è il tag. Abbiamo deciso di iniziare da qui, è un quartiere abbastanza piccolo e controllabile, sono circa 700 utenze, che ci consentono di sperimentare un modello che consenta di utilizzare sacchetti taggati, cioè sacchetti che hanno al proprio interno un microchip, sia per quanto riguarda i sacchetti di plastica che per quanto riguarda i sacchetti di carta, un microchip che consente di ricollegare il sacchetto all'utenza. In questo modo noi avremo una differenziata direttamente collegabile alle persone che effettivamente la fanno. Perché abbiamo il chip che è assegnato ad ogni utente. Tramite questo lettore, adesso l'ha letto, possiamo vedere quanti sacchetti e da chi vengono gettati. Ovviamente poi il rifiuto verrà conferito l'apposito mastello. Come sapete, il 30 di marzo abbiamo approvato il piano per la gestione sostenibile dei materiali post-consumo, quelli che non vogliamo più chiamare rifiuti, e oggi mettiamo insieme programmazione e azione, quindi una visione, che è la visione al 2021, quindi abbiamo una visione della città e su questa visione della città vogliamo costruire un percorso che è fatto appunto di continua programmazione e anche però azione concreta, come abbiamo fatto con le domus ecologiche, così oggi lo facciamo con questa estensione e rivisitazione appunto del sistema porta a porta, che migliora il nostro modo appunto di differenziare. Soprattutto il nostro obiettivo è quello di mettere tutti i cittadini romani nelle condizioni di differenziare bene e meglio, perché questa è la sfida dell'economia circolare e una città come Roma, delle dimensioni di Roma, è una città che deve saper affrontare nella concretezza dei luoghi questa capacità di risolvere questo problema. Anche perché intendiamo andare verso davvero l'autosufficienza e questa è una problematica fondamentale soprattutto appunto nel territorio del Comune di Roma. Per fare questo comunque occorre ascoltare i bisogni, le esigenze dei cittadini, ma soprattutto occorre avere una visione capace di contestualizzare i diversi progetti nelle realtà, ed è quello che è stato fatto grazie anche appunto alla stretta collaborazione con la comunità ebraica. Naturalmente tutto questo si iscrive in un orizzonte che è quello che vuole sviluppare anche buone pratiche, nuovi stili di vita anche più sensati e abitudini che favoriscono una città che produce 1.700.000 tonnellate di rifiuti, ma già quest'anno assistiamo a una diminuzione della produzione dei rifiuti, lo vedremo alla fine dell'anno, ma la tendenza è molto buona. Ecco, noi vogliamo proprio andare verso la riduzione della produzione dei materiali post consumo, con benefici ambientali, con benefici economici, e quello che raccogliamo deve diventare materia prima, seconda, importante proprio per l'economia circolare. Questo sistema garantisce anche la qualità della frazione merceologica raccolta, che è uno dei grandi problemi di Roma. Attraverso questo nuovo sistema, oltre ad arrivare in futuro alla tariffazione puntuale per cui i cittadini pagheranno solo l'indifferenziato, questo sistema garantisce anche che la qualità delle frazioni che vengono raccolte sia buona proprio per quel sistema industriale che oggi è la sfida dell'economia circolare. Noi siamo dentro a questa prospettiva, ci vogliamo essere appunto con una visione al 2021 e partiamo anche da questa sollecitazione che tanti cittadini ci hanno anche indicato, perché abbiamo valutato la situazione anche del centro storico di Roma, il decoro e la bellezza dei luoghi devono essere garantiti a Roma Capitale, e questo è un po' lo spirito anche con cui noi cerchiamo di contestualizzare questo processo, aumentando quando è più possibile l'informazione, la comunicazione, ma anche la partecipazione diretta dei cittadini.
cittadini. È un percorso non facile, è un percorso difficile, ma siamo dentro a questa prospettiva.